Prima di iniziare ad animare il nostro veicolo volevo vedere con voi come poter realizzare quindi la scena dove animarla. Naturalmente fino adesso abbiamo visto l'animazione senza considerare i reali aspetti di uh, una strada, quindi magari il fatto che una strada non è lineare, non è una pista e quindi non, è so non ha un asfalto pulito al 100% ma è sicuramente totalmente diversa. Difatti se utilizziamo Google Possiamo notare, se andiamo su Google e cerchiamo strade italiane, oltre a trovare delle immagini che magari non sono molto inerente, può capitare di trovare dell'asfalto comunque abbastanza rovinato. E eh, se cerchiamo per esempio road, possiamo trovare diverse tipologie di asfalto. Difatti non abbiamo mai un asfalto perfettamente liscio in tutte le situazioni, ma abbiamo sicuramente de dei piccoli dislivelli, dei piccole dune, dei crack ogni tanto, quindi possiamo andarci a modellare pezzo di strada tenendo conto di questi, di questi aspetti. Possiamo cercare anche road crack e troviamo di fatti alcuni crack. Per realizzare questo, questo effetto possiamo utilizzare delle texture, che volendo possiamo utilizzare un sito internet che è cgtexture.com, dal quale tramite una registrazione gratuita è possibile accedere a delle categorie e scaricare fino a un certo tot, fino a 15 mega al giorno di, di texture. Difatti troviamo la sezione asfalti, nella sezione asfalti troviamo varie tipologie di strade, varie tipologie di eh, asfalto, anche vari segnali, notiamo che non sono e abbiamo la possibilità di, di avere sia in versione gratuita mh, non abbiamo sicuramente delle texture che sono ripetibili come magari invece o comunque non hanno una grandissima definizione se invece eh, acquistiamo un, un account premium ma notiamo che possono già andare bene per farci un'idea per capire come andare a realizzare il nostro percorso altri sistemi è quello di utilizzare delle mappe procedurali mappe procedurali che possono essere utilizzate all'interno di 3dx max tranquillamente le versioni standard quindi dai materiali possiamo utilizzare delle mappe standard come ad esempio il cellular, il dent e eh, il noise e così via oppure ancora possiamo utilizzare delle plugin che ci permettono di caricare determinati effetti un pochino più eh, dettagliati un pochino più, più performanti. Alcune plugins che si possono utilizzare sicuramente sono quelle della Blur Studios. La Blur Studios è uno studio americano che opera principalmente nel settore delle cinematiche dei videogiochi e degli spot eh, pubblicitari. Ha realizzato tempo fa, tramite un suo collaboratore, un, una serie di pacchetti di plugins abbastanza interessanti. Plugins che possono essere reperibili, in questo caso, tramite il sito Max plugins.de se andiamo a cercare per la versione 2012 cerchiamo blur troveremo una serie di, di plugins che sono state realizzate dal loro collaboratore adam wertzoskiv scusate la pronuncia ma non so bene come si eh, pronuncia infatti questo cognome il quale aveva realizzato questi effetti, queste plugins ed erano rilasciate come pacchetto intero tramite il sito della Splatterfish. La Splatterfish che ormai è stata acquistata da eh, Autodesk e dalla MacNeil non ha più diciamo, sviluppato il, mh, queste plugins eh, rilasciandole direttamente dal loro sito internet ma si possono tranquillamente ritrovare nel sito del, di maxplugins.de oppure se volete tramite il sito dell'autore cliccando su Adam eh, vi si aprirà il il suo sito con la possibilità di accedere alla cartella script dove troverete sicuramente anche altri script abbastanza interessanti che vanno sia dalla categoria delle animazioni, dei render effect o delle utilità. E, eh, cliccando su per esempio uno a caso, su more Info, abbiamo la possibilità di vedere che cosa produce questo, questo, uh, questo script, questa plugin. Vediamo come caricare queste plugins all'interno di 3dx Max. Una volta scaricato il pacchetto ci basterà accedere alla cartella di default di 3dx Max sotto Autodesk 3dx Max 2012 eh, start plugs, quindi std plugs e eh, io solitamente mi creo una cartella con all'interno queste plugins in modo tale da poterle caricare soltanto quando necessito eh, di eh, DS, e eh, se nel caso invece dovessi cancellarle o non mi ricordo bene i nomi invece di averle in giro nella root, nella root libera le ho all'interno di questa cartella vediamo come caricarle in 3ds max dalla voce customize plugins manager abbiamo la possibilità di vedere quali plugins sono state caricate in fase di di load del, del software possiamo disabilitare tutte quelle che non ci interessano e possiamo andare a caricare direttamente quelle di nostro interesse quindi tasto destro load new plug e per caricare le blur beta pack dobbiamo assolutamente caricare sicuramente il blur live in questo modo andiamo a caricare un eh, infatti vediamo blur studio 3d plugins con tutti i suoi dati, andiamo a caricare un diciamo un file manager che va a eh, dire quale plugins vengono caricate e dove vengono inserite. Di conseguenza, un'altra volta load new plug possiamo andarci a scegliere il, possiamo scegliere il Blur Noise e volendo anche Electric. Sono state caricate e se sono delle plugin che riguardano vediamo, materials and texture, di conseguenza le troveremo all'interno delle texture. Se di fatto andiamo ad aprire un material editor, andiamo a scegliere uno slot vuoto, andiamo a cercarci una mappa, troveremo la mappa Electric e il blur noise andiamo un attimo ad aprirle volendo senza non inserirle copia slot vuoto blur noise electric volendo cioè carichiamoci anche un noise standard 3 d max Noise standard, lo posizioniamo qui e apriamo il blur noise e lo posizioniamo apparentemente sono identiche ma in realtà abbiamo la possibilità di avere dei controlli maggiori comunque un attimo più dettagliati rispetto al classico noise di 3dx max possiamo realizzarci tranquillamente degli effetti un attimino più curati Mentre l'Electric, anch'esso molto molto simile al Noise, ma permette di andare a ricreare di fatti altri aspetti che eh, magari con il Noise eh, richiederebbe molto più tempo nella, nella sua creazione. Una volta caricate queste mappe possiamo andarle a utilizzare con il Displays di 3 dx Max per poter eh, realizzare quindi, degli effetti di rialzo sulla strada oppure ancora me meglio ancora possiamo utilizzare eh, programmi di fotoritocco come ad esempio adobe photoshop per poterci creare di fatti la nostra strada in maniera molto più eh, corretta eh, quello che andrò a creare io non sarà eh, con le mappe della blur studios poiché non, non è detto che il file che poi eh, trovate in download sia, per sia compatibile anche con altre versioni ma eh, se volete possiamo anche andare a utilizzare queste, se volete provare potete utilizzare queste, queste tipologie di mappe un attimino più avanzate per poter creare appunto, gli effetti desiderati.